la testa incagliata di una balena franca. Costellata da pezzi di pelle indurita, ha l'aspetto di un essere proveniente da un altro pianeta. Questo gigante di 60 tonnellate di peso può vivere fino a 60 anni, percorrendo distanze equivalenti a 7 volte il giro del mondo e consumando 100.000 tonnellate di cibo. Cacciata fino a rischiare l'estinzione, fra le grandi balene questa è tuttora la più rara e quella maggiormente in pericolo. Ne sono rimaste soltanto alcune centinaia nell'Atlantico settentrionale, e per qualche strano motivo queste straordinarie creature non reagiscono alle misure prese per favorire il loro recupero. Perché? E questo è solo uno dei tanti misteri che avvolgono la balena franca. La baia di Fundy, sulla costa atlantica del Canada. Lungo questa prolifica striscia di mare, la balena franca è stata oggetto di una vera e propria carneficina da parte dei pescatori. Solo alcuni esemplari riuscirono a sfuggirvi ed oggi i discendenti di quei pochi sopravvissuti si possono vedere in primavera e in estate. La balena franca passa la maggior parte del tempo vicino alla superficie e, visto che nuota molto lentamente, è sempre stato facile arpionarla, anche con i metodi più rudimentali. Il loro corpo gigantesco è talmente pieno di grassi che quando muoiono galleggiano e in questo modo è facile rimorchiarle a riva. Per i cacciatori di un tempo si trattava della balena ideale da cacciare ed è per questo che ha poi preso il nome di balena franca. All'inizio i balenieri le sterminarono sul versante europeo dell'Atlantico. Successivamente la strage continuò in acque nordamericane. Attualmente gli ultimi esemplari di balena franca boreale si riuniscono in questo luogo quando arriva l'estate, perché si tratta di una zona particolarmente ricca di plancton. È proprio il microscopico plancton a tenere in vita queste enormi creature. La capacità della balena di mangiare plancton è dovuta alla struttura della sua enorme testa, che costituisce quasi un terzo del corpo. La bocca è sprovvista di denti, ma quando si apre forma una griglia larga abbastanza da poter far passare un essere umano.